So today Sundaram Gurudev, he has a very nice book in Italian, and he select one something to read to share together. So it's in Italian already. Maybe Sundaram, if you like, you can also read in Italian, and I will translate in English. Allora, devoti, c'è Sundaram che dal libricino che ha ricevuto da una devota da quando c'era Krishna Chandra l'altra domenica a Terni, ha selezionato una parte sul significato del Kama Gayatri, e quindi voleva, ecco, leggere questo e chiedere a Gurudev se ci spiegava riguardo questo argomento. Iniziamo in questo modo, se non ci sono obiezioni. Ottima idea, Radhe. Radhe, dandavat Gurudev, dandavat Radhe. The book is Sri Chamatkara Chandrika di Srila Visvanatha Chakravarti Thakur. This. Yeah, oh, who's writing? He's writing Srila Visvanatha Chakravarti Thakur and commentary of Srila Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Yeah, oh, yeah. It's a 2-3 pages. Talk about io devo parlare in italiano, però scusate. Questo libro parla, a parte di bellissimi lila, ma nell'introduzione c'è una spiegazione della mezza sillaba del Gayatri mantra, molto singolare, che vorrei condividere con tutti voi e con Gurudev. So this book is full of beautiful pastimes, description of beautiful pastimes, but in the beginning, in the initial part, in the introduction, there is a paragraph about the half syllable of the Kam Gayatri mantra, and I would like this to read with Gurudev, and we can sit together and Gurudev can explain to us. Il titolo è Il significato del Kama Gayatri appare unicamente grazie alla misericordia di Srimati Radhika. The title of the paragraph is The meaning of Kama Gayatri appears only for the mercy of Srimati Radhika. Allora, nel suo mantrarta tipica, Srila Visvanatha Chakravarti Thakur descrive un evento speciale. In his mantrarta tipica, Srila Visvanatha Chakravarti Thakur describes a special event. Una volta, mentre leggeva la Sri Chaitanya Charitamrita, si soffermò sul verso Madhya Lila 21.125, nel quale veniva descritto il significato del mantra Kama Gayatri. Once he was reading Sri Chaitanya Charitamrita and he paused on the verse of Madhya Lila, 21st chapter, 125th verse, which describes the meaning of the Kama Gayatri mantra. Il Kama Gayatri, il re dei mantra, è identico a Sri Krishna. Kama Gayatri, the king of mantras, is identical to Sri Krishna.
è composto da 24 sillabe e mezzo e ogni sillaba è come una luna piena. It is composed of 24 and a half syllables and each syllable is like a full moon. Un tale aggregato di lune ha fatto in modo che la luna di Sri Krishna sorgesse e riempisse di prema i tre mondi. All these moons, they made the moon of Sri Krishna to appear and to fill of prema all the three worlds. Questo verso afferma che il Kama Gayatri è composto da 24 sillabe e mezzo, ma nonostante una profonda riflessione, Srila Visvanatha Chakravarti Thakur non riuscì a determinare quale fosse la mezza sillaba. So this verse, it says that Kama Gayatri is composed of 24 and a half syllables. But even though Vishwanatha Chakravarti Thakur, by meditating deeply, he could not understand which is the half syllable. Egli esaminò libri di grammatica, Purana, Tantra, scritture che trattano di teatro e di retorica e altri testi importanti. He examined books of grammar, Puranas, Tantras and other scriptures and important texts. Nella Sri Harinamrita Vyakarana, il sistema grammaticale di Sri Jiva Goswami, tra i gruppi delle vocali e delle consonanti, trovò menzioni di sole 50 lettere. In the Sri Harinamrita Vyakarana, which is the grammatical system of Srila Jiva Goswami, from the groups of the vowels and consonants, he could find the description of only 50 letters. Studiò la disposizione delle lettere in testi come il Matrikanyasa e nel Radha Sahasranama Stotra del Brahmaradiya Purana, scoprì che Vrindavaneshwari Srimati Radhika è chiamata anche Panchasadvarna Rupini, cioè ha una forma composta da 50 sillabe. He studied the disposition of the letters in texts like Matra Kanyas and Radhika Sahasra Nama Stotra of the Brahma Naradya Purana. And he found out that Brindavaneshwari Srimati Radhika is also called Panchashad Varna Rupini, which means a form composed of 50 syllables. Ad ogni modo, in tutte le letterature che analizzò, venivano citate solo 50 vocali e consonanti e non vi era traccia di nessuna mezza sillaba. After analyzing all the literatures and scriptures, he only could find 50 vowels and consonants, and he could not see anywhere about the half syllable. Il dubbio di Srila Visvanatha Chakravarti Thakur cresceva.
So his doubt, Vishwana Chakravarti Thakur doubt was increasing because he could not found about the meaning of the half syllable. Si domandò se Srila Krishnadas Kaviraj Goswami avesse commesso un errore nel suo testo. And he even asked to himself if Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has made any mistake in his text. Ovviamente questo non era possibile perché Srila Kaviraj è onnisciente, pertanto libero da difetti materiali, quali cadere nell'illusione o nell'errore. This was not possible because Srila Kaviraj, Krishnadas Kaviraj Goswami is omniscient. He is free from material defects and was not possible for him to fall in the illusion or to make any mistake. Se la lettera frammentata T, l'ultima lettera del Kama Gayatri, fosse stata considerata la mezza sillaba, allora Srila Krishnadas Kaviraj Goswami avrebbe commesso un'anomalia, giacché nella Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 21:126-8, egli stesso aveva scritto: If the fragmented letter T, which is the last letter of the Kam Gayatri, if this would have been considered to be the half syllable, then Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, he would have made a kind of mistake because on Sri Ti abbiamo perso dalla Sri Chaitanya Charitamrita, Sridhar. Because in Sri Chaitanya Charitamrita he himself has written. In queste righe Srila Krishnadas Kaviraj Goswami spiega che il volto di Sri Krishna è la prima luna piena. In these lines of Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, Krishnadas Kaviraj Goswami explains that the face of The face of Sri Krishna is the first full moon. Le sue guance sono altre due lune piene. E la decorazione con pasta di sandalo sulla parte superiore della sua fronte è la quarta luna piena. E proprio sotto quest'ultima si trova la luna dell'ottavo giorno, Astami, cioè una mezzaluna. We fell out. Sì, ho letto fino alla mezzaluna. La frase che le sue guance sono le altre due lune. Ok, faccio tutto. Okay. So in these lines, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explains that the face of Sri Krishna is the first full moon. His cheeks are the other two full moons. The decoration of sandal paste on the superior part of his forehead is the fourth full moon, and just under this we can find the lune of the eighth day, Astami, which is the half moon. Secondo questa descrizione, dunque, la quinta sillaba è una mezza sillaba.
Tuttavia, se la T frammentata, la lettera finale del Kama Gayatri Mantra, è considerata una mezza sillaba, allora la quinta sillaba non può essere vista come tale. As per this description, the fifth syllable is a half syllable. But if the T, which is the final letter of the Kam Gayatri Mantra, is considered to be the half syllable, then we cannot consider the fifth one, the fifth syllable, as half. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur si trovava in un profondo dilemma poiché non riusciva a decifrare la misteriosa mezza sillaba. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur, he could not find which was this mysterious half syllable. And he was in a big dilemma. Concluse quindi che, a meno che le sillabe non si fossero rivelate da sé, non sarebbe stato in grado di contemplare la venerabile divinità del mantra, e se non poteva incontrare la divinità, allora sarebbe stato meglio morire. So Srila Visvanatha Chakravarti Thakur, he concluded that the syllables, they had to reveal themselves to him because he could not, he was not able to contemplate the meaning by himself. And if the letters, the syllables would have not been disclosed to him by themselves, then he was not able to contemplate about the divinity of the Ishtadev of that mantra. And if he could not meet, he could not have darshan of the Ishtadev through the mantra, then he was feeling that was better to die. Così pensando, si avviò di notte sulle rive del Sri Radhakunda per togliersi la vita. Ma alla fine della seconda parte della notte entrò in un sonno leggero. Thinking in this way, in the night, he started to go on the banks of Radhakund to commit suicide. But on the second half of the night, later, he started to have a light sleep. Srimati Radhika, la figlia di Vrishabhanu Maharaj, apparve davanti a lui. Oh Visvanatha. Srimati. Vai. Leggi un pochino di più, vai. Ah, ok. Oh Visvanatha. Oh Hari Vallabha, gli disse con affetto. Non lamentarti, quello che Srila Krishnadas Kaviraj ha scritto è la verità assoluta. Per mia grazia egli concede tutti i sentimenti intimi del mio cuore, non avere dubbi riguardo alle sue affermazioni. Srimati Radhika, the daughter of Vrishabhanu Maharaj, appeared to him and said with affection, O Vishwanath, O Hari Vallabh, don't complain, don't lament. What Srila Krishnadas Kaviraj has written is the absolute truth. By my grace, he knows all the intimate feelings of my heart. So you don't have to have any doubt about what he has written. Il Kama Gayatri è un mantra per adorare me e il mio caro amato. Kama Gayatri is a mantra to worship me
and my beloved. Noi ci riveliamo ai devoti per mezzo delle sillabe di questo mantra e nessuno può conoscerci senza il mio favore. We reveal ourselves to the devotees through the syllables of this mantra, and no one can know us without my grace. La mezza sillaba è descritta nel libro Varnagama Basvat e solo dopo averlo consultato Sri Krishnadas Kaviraj stabilì la vera identità del Kama Gayatri. The half syllable is described in the book Varnagam Basvat. And only after having consulted it, Srila Krishnadas Kaviraj, he affirmed the identity of the Kama Gayatri. Studia dunque questo libro e diffondi il suo significato a beneficio di tutte le persone di fede. Therefore, study this book and disseminate its meaning for the benefit of all the faithful devotees. Nell'ascoltare quest'istruzione da Vrishabhanu Nandini, Srimati Radhika stessa, Srila Chakravarti Thakura si alzò e con accorato struggimento chiamò: Oh Radha, oh Radha! By listening the instruction of Vrishabhanu Nandini, Srimati Radhika herself, Srila Chakravarti Thakur woke up and with a great longing, he started to exclaim, Oh Radha, Oh Radha! Secondo l'indicazione di Srimati Radhika, la lettera Ya, che nel mantra precede Vi, è considerata una mezza sillaba e tutte le altre sono sillabe complete o lune piene. As per indication of Srimati Radhika, the letter Ya, which is before the V, is considered to be a half syllable, while all the other syllables are complete or full moon. Così per la misericordia di Srimati Radhika, Srila Visvanatha Chakravarti Thakur poté conoscere il significato profondo del mantra. In this way, by the mercy of Srimati Radhika, Srila Visvanatha Chakravarti Thakur could understand the deep meaning of the mantra. Incontrò direttamente la sua adorata divinità e grazie al proprio corpo spirituale interiore perfetto, Siddhadea, fu in grado di partecipare ai passatempi eterni del Signore come uno dei suoi amorevoli compagni. He had a direct darshan meeting with his worshipable goddess, and thanks to the spiritual body, internal spiritual perfect body, which is the Siddhadeha, he was able to participate in the eternal pastimes of the Lord as one of his loving associates. Egli stabilì la divinità di Sri Gokulananda sulla sponda del Radha Kunda, dove visse assaporando la dolcezza, il madhurya,
dei passatempi eterni di Sri Vrindavan. He established the deities of Sri Gokulananda on the banks of Radhakund, where he lived immersed in the sweetness, madhurya, of the eternal pastimes of Sri Vrindavan. In quel periodo scrisse il commento Sukha Varkini all'Ananda Vrindavana Champu di Srila Kavi Karnapura, dove dichiara: io, Chakravarti, desidero unicamente ottenere Sri Vrindavana lasciando da parte ogni altra cosa. In that time, while he was living in Radhakund, he wrote the comment Sukha Varkina on Ananda Vrindavan Champu of Srila Kavi Karnapura, where he declares, I, Chakravarti, desire exclusively to obtain Sri Vrindavan, leaving aside any other thing. Mentre vivo in una semplice capanna sulla sponda dello Sri Radhakunda, il più elevato luogo dei passatempi di Sri Radha, scrivo questo commento all'Ananda Vrindavana Champu. While I live in a simple hut on the banks of Sri Sri Radhakunda, the most elevated place of the pastimes of Sri Radha, I write this comment on the Ananda Vrindavan Champu. Nella sua vecchiaia, Srila Chakravarti Thakur trascorse la maggior parte del tempo in uno stato di piena coscienza interiore o in uno stato semicosciente profondamente assorto nel bhajan. Il suo principale discepolo Sri Baladeva Vidyabhusana assunse la responsabilità di insegnare le scritture. In his old age, Srila Chakravarti Thakur spent most of his time in a state of full internal consciousness or in a half conscious state, deeply absorbed in bhajan. His foremost disciple, Sri Baladeva Vidyabhusan, took over the responsibility of teaching the scriptures. Vai Sundaram, che fa una domanda, non so, in merito. Mi piacerebbe sapere da Gurudeva, e lui ce l'ha spiegato tante volte, questa mezza sillaba, qual è il significato. Mi piacerebbe se questa storia, sicuramente che sicuramente lui conosce, l'ha ispirato ad andare un po' più a spiegarci un po' di più, ecco, al riguardo. Sundaram is asking that Gurudev, you explained to us many times, you give much importance about this half syllable. So if by reading this you feel to share anything on this subject, we will be very thankful. Same thing is here. Half syllable was the problem, because from where this half syllable comes. Quindi il problema. Yeah.
Il problema è da dove viene questa mezza sillaba. Capire da dove venisse. Okay. Anche Gurudev l'ha capito. The Siddha Deha is a Manjari Sarup. Right? La sua Siddha Deha è la forma di una Manjari, giusto? So this cannot be a one full. Is a Manjari, is the smallest servant of Radha Rani. Quindi non può essere piena, non può essere una sillaba piena paragonata all'altra, questa mezza, perché la Manjari è una piccola servitrice di Radharani. So they are always half, not like them. They cannot possible to become like them. One is a full syllabus. Quindi le Manjari sono la metà. Non possono essere paragonate a Radha Krishna, che raffigurano la sillaba piena. Una è la sillaba piena e questa metà qui rappresenta la Manjari, che è sempre. So if you can read, is very clearly there mention about Siddha Deha. And Siddha Deha is a Manjari Sarup. Quindi, come abbiamo potuto leggere, viene specificatamente menzionata riguardo della Siddha Deha. E in questo caso, nel nostro caso, la Siddha Deha è la Manjari Swarup, la forma di una Manjari. That is Siddha Plus. Questo è il corpo spirituale perfetto. To Siddha Deha, we cannot see the Radha Mohan in divinity. E senza la nostra Siddha Deha noi non possiamo vedere Radha Mohan in un modo divino interno. Because material body identification, we cannot identify the material body. Non possiamo vederli se noi siamo identificati soltanto con il corpo materiale, con l'identificazione materiale che è materiale. This is start explanation from mercy of Radhika. Right? Start beginning is this. La spiegazione qui comincia quando comincia la parte riguardo la misericordia di Radhika, la grazia di Radhika. So Radha is 12 and Krishna is 12. E nel Kama Gayatri Radharani rappresenta 12 sillabe e Krishna anche 12 sillabe, quindi 12 più 12 fanno 24. Sei bloccato?
Radha Gurudev. Yeah, we come back. So Radharani is 12th syllable and Krishna is the other 12, 24. Yeah. 24 and a half is the Dasi of Radhi. Read again this and understand. They mentioned this because before they said 24 and a half is Krishna. He's also right. Translate here. Quindi 12 sono Krishna, 12 sillabe Radharani e metà sillaba rappresenta la Manjari. E lì c'è scritto all'inizio che quando stavo cercando di capire, le 24 e mezza rappresentano tutte quante Krishna, tutte 24 sillabe e mezzo. Anche questo può essere giusto. One thing is a Krishna, and Krishna energy is Radha, so it's also right. E una cosa è Krishna, e l'energia di Krishna è Radha. Quindi anche giusto. So Krishna, if you know, without Radhika, you don't understand Krishna. Se noi vogliamo cercare di comprendere Krishna senza di Radhika, allora è impossibile, non possiamo comprenderlo. Because if you don't know the energy of Krishna, then you are half understanding. Narayana understand. Perché se vogliamo comprendere Krishna senza la sua energia, senza Radharani, allora lo potremmo comprendere soltanto a metà. Al massimo potremmo comprenderlo nella sua, nel suo aspetto di Narayana. This is God understand. Che è la comprensione del suo aspetto di Dio. And any pastime cannot be a sweeter of Krishna without Radhika. Non c'è passatempo che può incrementarsi in dolcezza senza di Radhika. In Vrindavan he is a Brajendanandan and outside Devaki Nandan. What is the difference between Brajendanandan and Devaki Nandan? A Vrindavan e lui è Brajendanandan, mentre fuori Vrindavan è Devaki Nandan. Qual è questa differenza tra Devaki Nandan e Brajendanandan? Thank you.
Deal for translation. No internet good. Non c'hanno una buona, Gruder, non c'è una buona connessione internet. Connessione buona, disconnesso, magari rientro. Dove siete arrivati? Monte Castrillo. Dai, stanno tutti le voti presenti, no? Non cambiamo meditazione. Allora, no, se qualcuno vuole di qualcosa, intanto che Gurudev ritorna, condividere qualcosa. If anyone likes to share anything on this subject, oh, well, Gurudev is back. Maybe he's back now. Yeah. Read again. I will explain you at the point. Leggi ancora. From where, Gurudev? We have to read again? Beginning. The beginning. Allora, Vabbè, leggi da quella parte, ma la prima linea che hai evidenziato con l'evidenziatore giallo. Il Kama Gayatri è un mantra per adorare me e il mio caro amato. Noi ci riveliamo ai devoti per mezzo delle sillabe di questo mantra e nessuno può conoscerci senza il mio favore. So Radharani is saying here, Kam Gayatri is a mantra, worship me and my beloved. We reveal ourselves to the devotees through the syllables of Radha, this mantra. Radha Rani without Kam Gayatri cannot pass. And to the her devotee means Manjari. Radhika's devotees are Manjaris, Sakhi and Gopi. Sakhas are not devotees of Radhika.
Vedete, Radharani, senza il Kam Gayatri non è possibile raggiungerlo. E qui è lei stessa che dice che si rivela ai suoi devoti. I devoti di Radharani sono le Manjari, oppure anche le Sakya e le Gopi, ma i Sakya, i pastorelli, non possono essere devoti di Radharani. Right or not? First line, read again. La mezza sillaba è descritta nel libro Varnagama Bhashvat e solo dopo legge aver... ancora, legge ancora quello. Ah, read again. Il Kama Gayatri è un mantra per adorare me e il mio caro amato. Noi ci riveliamo ai devoti per mezzo delle sillabe di questo mantra e nessuno può conoscerci senza il mio favore. Kama Gayatri is a mantra to worship me and my dear beloved. We reveal what me and beloved means to me and to Krishna. Okay? Vedete, è a me e al mio caro amato, che significa a me e a Krishna. Qui Radharani parla. All right, I go on. Noi ci riveliamo, no? Noi ci riveliamo delle sillabe di questo mantra e nessuno può conoscerci senza il mio favore. Of this mantra, and no one was out of place. Ripeti per favore che non ti abbiamo sentito bene. Through the syllable of this mantra, and no one can know us without my grace. My grace. Who's telling? Radhika. Radharani. You see? And who gave the grace of Radhika? Manjari. We are not in grace of Radhika because we are not become Manjari, no? We are not practicing to be a Manjari. No? We say that we are Radha Dasi, but without developing our Siddha Deha, we cannot do it. And that half is that existence. Always living with Radha and Krishna, with the 12 and 12. That is meaning of perfection. Chi è che parla qui è Radharani. E chi sono questi devoti che ricevono, che hanno ricevuto la misericordia di Radharani? Sono le Manjari. Se però noi non pratichiamo il Manjari Bhav, diciamo di farlo, ma in realtà non lo pratichiamo, allora non possiamo ricevere la misericordia di Radharani. Senza sviluppare il nostro corpo spirituale perfetto, non possiamo ricevere la sua misericordia. La mezza sillaba definisce, constata l'esistenza di Manjari, che è sempre insieme a Krishna.
Padre Krishna compongono le 24 del Kama. La mezza sillaba. वाटर कनेक्शन वाला अभी कंप्यूटराइज नहीं हुआ, हो सकता है कि वो हाथ से बनाएंगे या कंप्यूटराइज हो जाएगा। पिछली बार तो ले दिया, पिछली बार मैंने हाथ से तो रसीद बनाई थी, बाद में तो बनाई पिछली बार, तो कोई ज्यादा थोड़ी है वो तीन कनेक्शन होगा 2700 बैठेगा, उसको बाद में देख लेंगे। कंप्यूटराइज हुआ तो कंप्यूटर से रसीद बनवा के तुम देखो, उसमें भी है कनेक्शन आपके नाम से, है ना, तो चार कनेक्शन हो गए। आपका अभी नोटिस तो आया नहीं है, टैक्स भरने वाला बढ़ेगा क्या? जो मंदिर में बढ़ता है सब लोगों पे आया है, मंदिर का टैक्स बढ़ाएंगे क्या? हमारे इंडिया सब थोड़ी कल दे दूंगा, चलो You see, read. Continuo, Siridhar? Sì, credo leggi magari da prima dove siamo arrivati. La mezza sillaba è descritta nel libro Varnagama Bhagavat e solo dopo averlo consultato Sri Krishnadas Kaviraj stabilì la vera identità del Kama Gayatri. Studia dunque The half syllable is described in the book Varnagama Bhagavat. And after having consulted it, Sri Krishnadas Kaviraj established the identity of the Kama Gayatri. Are my dear, who will see 24? This half syllable only can see 12 and 12. If half is not there, he cannot see. So foundation is half. The viewer is half. If it's not half exists, then who will see 24? 12 and 12. Who will see? This material body, false body, condition, so body who is conditioned with the material identification, 24/7 working for the condition, material thing, no mind go out for 12 and 12, only they can condition, out of condition, who is practicing in half and living in half for 12. That is Siddhadeya.
perfected constitutional position. Si può vedere, sorry, our sarup and sarup siddhi. That half is important to see 24. Chi è che può vedere le 12 sillabe che sono Radharani, le 12 sillabe che sono Krishna? Chi è che può vedere le 24 sillabe? Soltanto la mezza sillaba. Senza la mezza sillaba non è possibile vedere le altre 24 o comprendere le altre 24, come ad esempio Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Lui non poteva comprendere, non ha potuto comprendere tutto il significato delle 24 sillabe che compongono il Kama Gayatri senza comprendere qual è il significato di questa mezza sillaba. Perché? Perché questa mezza sillaba rappresenta la Manjari. E questo significa che fino a quando noi non realizziamo il nostro corpo spirituale di essere una Manjari, fino a quando non siamo consapevoli di essere una Manjari, di essere questa metà sillaba, allora non possiamo comprendere il significato del mantra. Allora non possiamo comprendere le altre 24 sillabe. Se la nostra mezza sillaba, ovvero il nostro sé, invece che identificarlo nel corpo spirituale, lo identifichiamo soltanto col corpo materiale, allora ci ritroviamo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, soltanto impegnati nelle vicissitudini materiali e non riusciamo a venirne fuori. Mentre ciò che dobbiamo fare è praticare questa mezza sillaba che diventi una Manjari. Dobbiamo praticare la nostra forma spirituale per raggiungere poi la perfezione di questa pratica che è la Svarupa Siddhi. Why not? God can... What? Are Radhika can become half or Krishna can become half? It's possible. He is always full. And Manjari, even the human person can become full. Impossible. How we can be like a god? How we can become like a Radhika? Impossible. So we will be always half. And my Siddha Deha, we are always want to serve, so we are always half. We want to be half. And then I see 12, and I see 12, 24. I can see Krishna very well, that I can see Krishna and her energy, both in Krishna. And I see individual Radha and Mohan also, because we are half. Explain why. Krishna e Radharani, che rappresentano la sillaba piena, possono diventare metà? È impossibile. Loro rimarranno sempre pieni, non possono diventare metà. E la mezza sillaba, ovvero una servitrice come una Manjari, può diventare una sillaba piena? Anche questo è impossibile. Non possono diventare Radha o Krishna, non possono diventare Dio. Non possono diventare loro. Noi rimarremo sempre la metà. E quando realizzeremo che noi siamo questa metà, attraverso la realizzazione della Manjari Svarupa, allora potremo vedere Krishna e Radha nel mantra, nelle 24 sillabe. Potremmo vedere Krishna e Radha che è al suo interno, nella forma della sua energia, e anche individualmente, separatamente, Mohan e Radharani. Claro.
And this is make you crystal clear. It you will never forget. And if you don't come in half position, you will always forget. This is the Maya of this 12 and 12, 24, that you will forget. His Maya. Se questo diventa chiaro, allora non ce lo dimenticheremo mai. Se noi prendiamo la posizione della mezza sillaba, allora non ce lo dimenticheremo mai. Ma se non prendiamo questa posizione, allora ce lo dimenticheremo. Saremo nella maglia di queste 24 sillabe di Radha Krishna. Non potremmo comprenderlo. This is the special gift Chaitanya Mahaprabhu could come to give us. That you not lose your half position, that you are Radhadas. Questo è lo speciale dono che Chaitanya Mahaprabhu è venuto a darci, quello di non perdere questa metà sillaba, questa nostra metà che sarebbe la nostra esistenza, ma di utilizzarla per essere una Radhadasi, di realizzarla come Radhadasi. And you see the Prabhupada, he write Bhagavad Gita page 4 Sarup. We have to develop our relation in our Sarup and develop perfection in that by devotional practice. That is the reason of devotion. E questo possiamo vederlo, che anche Prabhupada l'ha descritto nella pagina 4 dell'introduzione della Bhagavad Gita, dove lui menziona che riguardo la Svarupa e la Svarupa Siddhi, che dobbiamo sviluppare una relazione fissa con la nostra forma spirituale, la Svarupa, e raggiungere la perfezione in questo, che è la Svarupa Siddhi. And so many discussion happened, and last finalize is coming this point. In beginning, middle, or end, you see the result. Read in Italian and see that. Potete vedere in questo che abbiamo letto che ci sono diversi punti, discussioni, pensieri, no, su come, sul significato, cos'è questa mezza sillaba, e dopodiché viene tutto chiaro. Potete leggerlo ancora in italiano, l'inizio, la metà e la fine, come si chiarisce il punto della mezza sillaba. I realize because of my mercy of my Guru. And when this mercy will come, you all will realize it. Io l'ho realizzato grazie alla misericordia del mio Gurudev. E quando anche voi otterrete questa misericordia, anche voi lo realizzerete. One is information. When information comes, then we practice to realize it. That is our subject. What realization happen is a mercy, and mercy of a spiritual master, and Radharani mercy, we realize it. Scusa,
l'informazione, e quando noi riceviamo un'informazione, allora poi cerchiamo di praticare per realizzare quell'informazione, quell'argomento. E grazie alla misericordia di Radharani, del maestro spirituale, poi potremo realizzarlo. Without Gurudev, Radharani also not give mercy. Gurudev mercy, then Radharani give mercy. If the Dasi not give, nobody introduced me, why he I will believe? I go that I am living in Italy, nobody will recognize me. If I say, no, I am Sundaram's friend and I am living with him and Sundara recommend for me, then people will understand, yes, Sundaram knows this. Sridhar knows this. Then people accept, and Radharani never accept without recommendation. Hardasi. This is the process. Radharani will never help us without much recommendation of my Guru. Rupa Goswami, Rati Manjari will not help without recommendation of my Gurudev. Senza la misericordia del Guru, Radharani non ci concede la sua misericordia. Il processo è che noi dobbiamo essere per prima cosa raccomandati dal Guru. È il Guru che ci introduce a Radharani, altrimenti lei non ci accetterà. Se io ad esempio adesso voglio andare in Italia, nel gruppo mi voglio far accettare ma non mi conosce nessuno, non mi fanno entrare, non mi accettano perché sono come uno straniero. Se però io dico di essere un ancora amico di Sundaram, e che lui mi conosce bene e lui stesso Sundaram dice agli altri di conoscermi bene e mi raccomanda, allora verrò accettato da tutto il gruppo. Allo stesso modo, se noi veniamo raccomandati, introdotti a Radharani dal nostro guru Manjari, allora saremo accettati. Però se vogliamo andare di testa nostra, se vogliamo fare questo processo senza ricevere la misericordia del Guru, allora non è possibile. Non ci può aiutare nessuno, neanche Rupa Manjari o Rati Manjari. È soltanto il Guru che ci può dare la sua misericordia e farci entrare in quel mondo. E questo è il processo. When you ask to someone, you ask to go. Where do you live? I'm being outside. Who is your father? From whose? Then you listen the father name. You accept. Okay. I know him. So Guru is our like a Guru Mata, Guru Pita. He is the father. So he, because of him, my spiritual place recognizations are there. If I not introduced through him to us, who recognize me? No one. Understand? Then this Guru has to be Manjari. Understand? This has to be in half circumstances. He is practicing in half. He become half or not, I don't know. But he is in the half position of that looking to 12 and 12. He is practicing for that. I want to follow my Mata Pita, his spiritual mother, father, who
I belong from se voi vedete che dovete conoscere una persona la quale vuole essere introdotta in qualsiasi contesto, allora chiederete che, chi sei tu, chi è tuo papà, chi è tua mamma, da dove provieni. Se loro dicono dei nomi che tu conosci, quindi è come se fosse raccomandato, allora lo accetterete. Funziona allo stesso modo in quel piano. Il guru è Mata Pita, il guru è la madre, è il padre. È colui che ci può introdurre su quel piano e anche in realtà su questo di piano, quando andiamo da qualche parte, diciamo noi siamo discepoli di questo guru, allora possiamo essere accettati in un certo modo. E il guru è colui che ha realizzato la sua posizione di metà, la sua posizione di essere una mangiare. È una servitrice, è quella metà sillaba che può vedere le 24 sillabe che sono Radha e Krishna. E anche io devo praticare per poter raggiungere quella posizione di essere questa metà sillaba. Allora posso fare una domanda a proposito? Vai, certo, mi chiede a me. Da quello che abbiamo letto, il favore di Srimati Radhika, la misericordia di Srimati Radhika, io la posso ottenere solo attraverso la misericordia di questa mezza sillaba, della Manjari, servitrice di Radhika. Quindi tu, Gurudeva, ci dici sempre che non sei il goal, non sei l'obiettivo, ma sei il navigatore. Ma io, se non ricevo da te la misericordia, come faccio a essere introdotto a Radhika, a Srimati Radharani? Quindi tu per me sei l'obiettivo. Sundaram is asking, is saying that from what we have read now, we see that by the mercy of this half syllable, from the mercy of this Manjari, of our Guru Manjari, then we can have access to Radharani also. The Radharani gives the mercy through this half syllable. And you, Gurudev, always say that you are only the navigator, you are not the goal. But without your mercy, I cannot be introduced to Radharani. So for me, you are my goal, because I have to get your mercy. No, we are not navigate. Who show you the way, they are not goal. Then we will lose the goal. Translate me. Coloro che mostrano la vita non sono l'obiettivo, e se tu hai questo tipo di visione, in realtà perdi l'obiettivo. Goal is Radha. Dasi is not a goal. Radha is the goal. Swamini is the goal. Il goal è Radha. Swamini è sul goal. L'obiettivo è Radha. Swamini è l'obiettivo. Servant is not a goal. Half is not a full. La servitrice non è l'obiettivo. La servitrice rappresentata dalla metà sillaba non è l'obiettivo. La metà sillaba non è una sillaba piena. Half means half. Right? Metà significa metà, giusto? Full means full. E pieno, pieno significa pieno. Half cannot be a full. Why I said this?
Because half is half. He can show the way, but he cannot be the same. And we are half to practice to serve him. Yeah. We practice for service to the full, to be service for the full. E noi come metà predichiamo il servizio al pieno. Metà sillaba faceva alla sillaba piena, ma non diventa la sillaba piena. Material ego, he want to make full to me. This is the material concern. I want to be top. This is our material ego. But spiritual ego means pride. It this, that I want to be, always want to be a half to serve you. That is a spiritual pride. That's a siddhartha. A spiritual pride and material ego is different. I want to like you, but a spiritual pride says, no, no, I want to always to live under you and be a half of you. I want to be small of you. I want to be dasi of you. I don't want to be boss like you. No, I want to servant of you. I want to serve you. I want to be student of you, Gurudev, that I cannot forget you. This is the spiritual. L'ego materiale è un tale modo per cui noi, nella nostra posizione di metà, pensiamo di voler essere pieni. L'influenza in un tale modo ci fa crescere un tale orgoglio che vogliamo distinzione, vogliamo essere pieni, vogliamo che siamo il top. E questo è quello che fa l'ego materiale. Mentre l'ego spirituale fa crescere un altro tipo di orgoglio. L'orgoglio spirituale, l'orgoglio di essere una mangiari. E questo orgoglio in realtà è quello di essere una piccola servitrice, è quello di essere soltanto una metà. L'ego spirituale accresce l'orgoglio di non essere pieno, ma di essere soltanto una piccola metà, che è quella di servire, di essere minuscola, di essere soltanto delle piccole servitrici e mai diventare la cosa primaria. E questa è la differenza tra i due eghi, materiale e spirituale. Claro? You see, Mani, 1 minute I say, Mani, they want to be a guru, and they forget his guru. My guru I forget because I want to be a guru. I want to be a student. I don't interested in to become guru. What is the beauty? I want to be a student to every moment to receive from my Gurudev. I want to be guru to forget my Gurudev. To be a student is important. To become guru is important. Ci sono molte persone che vogliono dimenticarsi del loro guru e vogliono loro stessi fare il guru, vogliono fare gli insegnanti. Ci sono due tipi di coscienze, di attitudini. Una è quella di voler diventare il guru e quindi automaticamente dimenticarsi del proprio guru, mentre un'altra è quello di sentirsi costantemente di essere uno studente e quindi imparare dal guru sempre, di avere un incessante flusso di insegnamenti che provengono dal guru, perché uno ha la coscienza di essere uno studente. Qual è la cosa migliore quindi? Quella di voler diventare guru
o di essere uno studente? You see, it's really, I realize it, he's a very fortunate person, always received from his spiritual master. Why? Because he wants to be always to serve him and to keep himself always under mercy of Gurudev living. So Gurudev has to feel that my baby has to care this. And he cares. Io ho realizzato che quello più fortunato è colui che ha sempre l'attitudine e la coscienza di essere uno studente, perché lui vuole sempre servire il proprio maestro spirituale. In questo modo si trova sempre nel rifugio del maestro spirituale e gli insegnamenti fluiscono verso di lui, perché il maestro spirituale, vedendo l'attitudine del proprio discepolo, automaticamente sente il bisogno di nutrirlo, perché è come se fosse un bambino, una bambina piccola. Quindi in automatico il guru fa fluire sempre i suoi insegnamenti, il suo amore verso il discepolo che ha questo tipo di coscienza, di attitudine. By example, when I was child, I see face to you. When I grown up, I forget there is an in-between covering between you and me. Why? This is the meaning. When I was child, I will not be like a child. I will never see you. Prendiamo per esempio la Bibbia, dove c'è scritto: quando ero bambino potevo vederti faccia a faccia di fronte a me, mentre crescendo, essendo diventato grande, ho messo una copertura tra me e te e non ti posso più vedere. When Chaitanya Charitamrita, only foolish and child, this is the qualification, can understand Brajendranandan. E anche nel Chaitanya Charitamrita troviamo il verso dove c'è scritto che soltanto uno sciocco bambino può comprendere Brajendranandan. Queste sono le due qualità che vengono menzionate che uno deve avere per comprenderlo: essere bambino e sciocco. Why? Perché? The beauty to be humble, beauty to follow, like a foolish and like a bambino. Perché questa è la vera bellezza, perché quando uno è in questo stato di coscienza di essere come un bambino, di essere sciocco, allora automaticamente vuole servire, vuole seguire, vuole aggrapparsi al padre o alla madre, in questo caso del maestro spirituale. And the father of Sridhar is there or not? And Sridhar is there. You can see why Sridhar is taking care of his bambino. And why not his father of Sridhar taking care of him? Because he's not bambino, he's a grown-up. And Sridhar babies are not grown-up, so he has to care. See, this material world is a teaching for us, my dear. It's all practical. But we are so close eyes, blind eyes, we cannot see it. Everything is teaching. Vedete ad esempio una famiglia dove c'è un nonno, il figlio, cioè un padre che è nonno, poi ha il figlio e anche i nipotini.
vedete che quel figlio del nonno è adulto anche lui stesso e quindi il nonno non si prende cura del figlio, però i nipotini del nonno, che sono i figli del figlio, sono piccoli, sono bambini, e quindi il papà se ne deve prendere cura. Questo è quello che possiamo vedere nelle famiglie normali di questo mondo, che è un insegnamento. Questo mondo materiale ci insegna, però noi non riusciamo a vedere questi insegnamenti. Radhe, Radhe, time is 5 minutes off.